Quando mi sono svegliato stamattina non avrei mai immaginato che avrei vissuto 5 tra i giorni più folli di tutta la mia vita. Ma facendo un passo indietro, iniziamo dal principio. Quando mi arriva un messaggio ieri sera da Leonardo Cristallino. Leonardo è uno youtuber romano con il quale ho legato negli ultimi anni, siamo diventati molto amici e la cosa divertente è che esattamente un anno fa l'ho fatto venire fino a Los Angeles per portarmi una pizza da Napoli e poi alla fine siamo rimasti insieme quasi un mese in America. Comunque il riassunto del messaggio era: devo venire a Milano, ho già il biglietto perché devo passare 5 giorni con Luca Riscacciati e mentre pensavo a cosa fare nei giorni successivi, sia lavorativamente parlando sia a livello di svago, mi arriva l'ennesimo tag su Instagram di un ristorante a caso nel mondo che devo andare a visitare, perché voi ogni volta su Instagram mi mandate in direct 1.000.000.000 di ristoranti da provare in giro per il mondo. Quindi fai 2+2 e inizia questa nuova avventura. E ora iniziamo la prima vera giornata di questa avventura con la fase 1. Recuperare Leonardo Cristallino che non sa ancora nulla. Salve! Buongiorno! Leo, posso sapere perché sei a Milano? Allora, in realtà io avrei dovuto passare il weekend con Disca in una specie di seminario sulle 3 intelligenze che mi aveva proposto lui. E io ho detto, vabbè, ok. Hai preso il biglietto? Ho preso il biglietto per questo weekend. Poi Disca, tipo qualche 2-3 giorni fa, mi dice che deve andare a Las Vegas alla Sfera. Con Yaki. Con Yaki. Io quando ho visto la storia di Yaki e Luca a Las Vegas ho fatto, bro, ti ha pisciato? Fortissimo. Ti ha pisciato? Sì, però ci sta. Io ti faccio una proposta. Probabilmente ho una pazza idea da realizzare. Dove vuoi andare, a cosa fare? È una pazza idea che dura un po' di giorni. Quantifica? Quantifica tanti. Che vuol dire tanti? Un po' tanti. Cioè? Lo scoprirai. Fase numero 2. Portarlo in palestra e nel momento in cui sarà più stanco e vulnerabile, svelargli il mio piano e vedere la sua reazione. Dai, continua. Continua. Che ne pensi se partiamo per l'America stasera? Andiamo a New York stasera. Dove andavamo a Lugano? Infatti mi sembrava strano che a Lugano si è visto il passaporto. Mi sa che stasera partiamo per l'America, se tutto va come deve andare. E il bello è che facciamo scala a Roma, da dove sei appena arrivato. No. Comunque volevo solo dirvi che è reale. Cioè noi tra 3 ore siamo in aeroporto. Oh, e dormiremo a Fiumicino. È l'unica soluzione. Fase numero 3. Prenotare circa 2.500 euro di voli che sarebbero stati essenziali per la riuscita di tutto quello che dovevamo fare in questa avventura. Sto prenotando i voli, non vi faccio vedere tutti gli altri scali, ma arriveremo a New York alle 13.55, ma passeremo tutta la notte a Roma Fiumicino. E questa è solamente la prima avventura. Io direi dove dormiamo. Dormiamo? Partenza alle 20 e in questo momento sono le 15:18. Fase numero 4. Scoprire che il volo è tra pochissime ore, quindi valigia, partiamo che rischiamo di perderlo. Clip a caso mentre mi taglio la barba, perché sennò poi da una clip all'altra mi sparisce e vi spaventate. Ciao amore. Ciao. Ci vediamo tra 5 giorni. Fa brava. Anche tu. Io pure faccio bravo. Siamo andati in America così. E il bello è che andremo in un posto caldo e in un posto freddo. Dobbiamo correre perché siamo in ritardo. Già sono stanco. Beh, appena iniziato. Penso dopo che dormirai su delle sedie in aeroporto. Se avessimo avuto i bagagli da stivare, probabilmente non ce l'avremmo fatta e ce l'avrebbero lasciati qua a terra. Ma avendo solo uno zaino per 5 giorni, potremmo non avere questo problema e potremmo farcela. Ecco, il fatto che puzzeremo, quella è un'altra storia. Siamo uomini. Il nostro primo obiettivo di questa nuova avventura è esattamente qui, a Roma. Che c'è un ritardo di 15 minuti, quindi siamo ancora più tranquilli. E passeremo 15 ore, quindi tutta la notte, all'aeroporto di Fiumicino. Perché è stato ristrutturato qualche anno fa, se non sbaglio, ed è uno dei più grandi d'Europa. E dicono ci sia qualcosa da mangiare molto interessante. ITA Airways. Primo biglietto di questa avventura. Oh, quanti ne vedremo. Ce la possiamo fare. Ah, ok. Ci siamo, non l'abbiamo perso. E arriviamo alla fase numero 5, rivelarvi lo scopo del primo episodio. Sì, a Roma possiamo vantarci di avere l'aeroporto di Fiumicino, che dopo le varie ristrutturazioni che ha ricevuto negli scorsi anni è diventato uno degli aeroporti più grandi del mondo, dove fare shopping, un sacco di ristoranti H24, tantissime cose da comprare e anche ristoranti aperti H24. Quindi in sintesi quello che faremo è passare una notte in uno degli aeroporti più grandi del mondo, qui a Roma Fiumicino, e lasciarci guidare dagli eventi. Cibo, dormite, lavarsi e tutto quello che succede da ora in poi è completamente in mano al caos. Comunque possiamo dire che ITA Airways ha gli aerei più belli di tutti.
e inizia così. Viaggiare col borsello da coscia che si mette in moto è la nuova moda, però lo faccio per Okami, te lo giuro. Ah sì, a proposito del mio brand, Okami è stata una parte importante della mia vita, qualcosa che secondo me mi ha fatto crescere più di ogni altra, più di quanto mi abbia mai fatto maturare il canale YouTube. Okami per me è stato un grosso percorso con tantissimi e giganteschi traguardi, ma ora qua sotto in descrizione vi ho lasciato un link e questo vi porterà alla pagina Instagram del mio nuovo brand. Sì, sto lanciando un nuovo brand, ma per farvelo capire meglio, prima vi lascio al reel che abbiamo messo sulla pagina. Ora, probabilmente andando a vedere la pagina su Instagram capirete già di cosa parla il brand e cosa stiamo andando a fare, anche perché è una cosa che sto facendo in grande, molto più in grande di quanto io non abbia già fatto con Okami Clothing, che rimarrà, Okami Clothing non verrà buttato, usciranno altri drop, ma quello sarà streetwear, quello che è il mondo della moda da strada, mentre Okami Zone sarà tutta un'altra cosa. E io vi chiedo un favore, voglio realizzare uno degli eventi più grandi mai realizzati e voglio iniziare col botto. Quindi quello che vi chiedo è di andare nel link sotto in descrizione, andare sulla pagina Instagram di Okami Zone e seguirla. Non vi costa assolutamente nulla e chi seguirà la pagina avrà accesso a delle cose speciali. Non posso spoilerarvi troppo, ma io vi dico che se arriviamo a 40.000 follower sulla pagina Instagram inizio a mettere in moto quello che sarà l'evento con... ci sarete tutti. Tutti quelli che stanno guardando questo video, sono convinto che la maggior parte di voi ci saranno a questo evento. Quindi andate a seguire la pagina che vi lascio qua sotto in descrizione, condividetela con amici perché sarà qualcosa di grande. E ora continuiamo con la nostra notte in aeroporto. Era un po' di meno, non so. 3, 2, ok, anche prima. Ciao, buona serata. Benvenuti a Roma. Vi ricordate qualcosa sta città? Che ci stavo a bordo di più ore fa, indicativamente. Effettivamente Leonardo stamattina alle 6 di mattina è partito per Milano da Roma. Allora, noi tecnicamente adesso abbiamo accesso sia agli arrivi che alle partenze. Okay. Quindi possiamo andare dove vogliamo, tipo qua, la panella. Ah, da panella c'è il panellino. Che è un cappuccino. Che è tipo un cappuccino, un espresso, cioccolato, zabaglione, panna montata, cacao, granelli, nocciole e diarrea inclusa. Ottimo. Preso. Triangolo per il cioccolato, 4,10€. Lei non vuole? Signore, lei non vuole... Ma fammi che dividiamo perché mi sa che sarà tanta roba da mangiare. È il pistacchioso che possiamo dirlo? Possiamo dirlo che il pistacchio tornerà di moda? Signore, lei mi confonde. Per me è andato sul pistacchioso. Primo scontrino, 10,10€. Cominciamo bene, ci teniamo bassi. Beh. Questo è quello che stasera di mandare al bagno? L'hai scoperto, è proprio lui. Però sei estetici, Sei esattamente quello che ti aspetti. Caffè? Panna spray. Ecco, la parte sotto è cioccolata pura. E una l'abbiamo fatta. Ora, cosa si vede e cosa si fa all'aeroporto di Fiumicino? Vuoi sapere quando è il nostro volo? Sì, così sta. Cioè, il nostro volo non c'è nemmeno, perché è dopo le 9. Che idea brutta. Oh, guarda, i nostri letti. Che poi il bello è che non possono nemmeno essere letti, perché c'hanno la maniglia al centro. Non ti preoccupare, c'è la maniglia. Siamo arrivati quasi alla fine, dopodiché torneremo indietro e faremo tutta l'altra parte. Anche perché qui vedo che ci sta veramente poco in questo momento. Io lo ammetto, mi aspettavo di trovare dei ristoranti aperti, non che fosse tutto chiuso, che effettivamente è tutto chiuso dentro questo aeroporto. Però lo ammetto, non mi aspettavo quando sono arrivato all'aeroporto di Fiumicino che avrei vissuto una notte del genere in aeroporto. Tutto quello che accade ad ora in poi, inspiegabile. Vi lascio le clip di tutta la nottata. Qui il duty free ha già chiuso. È la prima cosa chiusa che troviamo, Tra poco sarà tutto chiuso. Ma senza nessuno qui. Stai suonando il pianoforte? No, posso provare. Io ti giuro, una cosa che ho sempre voluto fare era imparare una singola canzone al pianoforte per andare lì e fare quella cosa che tutti guardano mentre tu suoni. Ma io so suonare. Niente? Sì. Fallo. Mo fai Mr. Bean, ti giuro, se fai Mr. Bean. Lo sapevo che mi... Là c'è Venky. Dove? Sta chiudendo. Ah, c'è Venky che sta chiudendo. Ma dove sai perché si chiama Venky? No. Perché è nato in Veneto e Venky in dialetto è Venky, quindi vieni qui. Credi? No, è una stronzata che mi ha detto di F in un video
non era vero, io ci ho creduto, l'ho detto poi a un veneto e lui mi ha detto guarda che è una stronzata. Io andrei al piano di sopra dove c'è Italy e vedere quali ristoranti ci sono. Sai cos'è questo ristorante? No. È da una pizzeria, fa una pizza con un impasto particolare, molto buona. Ora che si è chiuso, fanno anche le ostriche, infatti è ostricaro. Adesso finché non ceniamo. Buonasera. Buonasera. Buonasera a voi. Salve. Noi siamo i rappresentanti di Perugia. Salve, però siete chiusi. Siamo chiusi ormai, è arrivato un po' tardi. Ma sapete se c'è qualcosa di aperto da mangiare? Solo adesso? I bar fanno 24 ore. Solo i bar fanno 24 ore. Ma quindi questo qui rimane aperto. Il caffè rimane aperto e il resto è chiuso. Iniziamo malissimo sta avventura. Che comunque se l'aereo non faceva mezz'ora di ritardo. Sì, mezz'ora fa qualcosa mangiavamo. Qui rimane aperto tutta la notte? Probabilmente qui potremo mangiare qualcosa dopo. Minchia, quella è 4 mattina ci sta. Questa notte sarà lunghissima. Che poi dobbiamo evitare di dormire troppo, perché sennò poi non dormiamo in aereo. Facciamo una ricognizione generale e poi stiliamo la lista di quello che vuoi mangiare. Sì, ma il mio zaino pesa tipo 15 kg, ti ricordo. Perché la bottega dei sapori mi sembra tanto aperta? Ma se volessimo mangiare schifezze è proprio pieno. Tutto quello che vorrei mangiare non lo trovi. Cosa vorresti? Buona fiorentina. Beh. Allora, potremmo sfruttare questo orario di cena, che ormai è ben passato. Perché non andiamo a chiedere di qualche lounge? Non abbiamo accesso al lounge, però potremmo pagarla. Che potrebbe essere intelligente perché la paghi per cenare. Tanto alla fine quanto spende? Cioè, immagino che sia una cifra moderata, si spera. Vediamo, in caso ci facciamo un po' di lounge, ovviamente se dormissimo lì sarebbe troppo comodo, però potrebbe essere interessante per trovare una cena. Qual è la migliore? Plaza Premium, ci dicono dalla regia. Allora, abbiamo un nostro amico che gira per le lounge e ci ha consigliato di andare a Plaza Premium e ci ha detto anche il prezzo. Dobbiamo informarci, se si può, perché dice che c'è il cibo anche di notte. Tutto questo io non ho ancora... Un American Express, viaggio un botto, non c'è niente. Qui abbiamo la lounge Ita Airways, mentre lì abbiamo la Plaza Premium. Non sono mai entrato in una lounge in vita mia. Vediamo se da fuori si vede qualcosa, se c'è da mangiare. Qualcosa. Sembra deserta, cacchio. C'è stato proprio niente e nessuno, è tutta vuota, no. No. Mi sa che sono tutte chiuse le lounge, cacchio. Per informazione, noi abbiamo un volo domani mattina e siamo con Ita Airways, andiamo a... credo vogliamo con Delta, però siamo uno di quei con Ita Airways e volevamo sapere se c'è la possibilità di cenare qua, se c'è la lounge, sta chiudendo quindi non c'è più... Non c'è un modo per cenare di notte, cioè noi dobbiamo arrivare fino a domani mattina. Tutto chiuso. No, dai, ci può stare che a mezzanotte cominciano ad andare a casa Questi 5 giorni che passeremo insieme sono all'insegna dell'imprevisto, dell'avventura, perché tu non hai idea di cosa ho pensato io, cioè ovviamente ho pensato 3 cose, ci sono 5 giorni, 3 cose, ovviamente sarà tutto alla cieca, non abbiamo nemmeno un hotel a New York per farti capire, dormiremo coi topi, però è tutto è questo, improvvisare e adattarsi. Poi dobbiamo anche trovare delle docce, se ci sono in aeroporto. Perché il ragazzo qui comincia un po' a odorare. Voglio lavarmi. Noi prima di partire siamo andati in palestra. Allora, le opzioni sono tra i panini di prima là in fondo, la focaccia oppure qui un'insalatona. Io penso che opterò per il panino perché l'insalatona non lo so. Ma io questa margherita a 6,90€ mi ispira. Possiamo ordinare? Io voglio questa pizza da dividerci. Ci sono altre insalate ma di Italy. Sembra molto belle, le prendo. Tieni, acqua. Aspetta, aspetta, aspetta. 50% di sconto alla cassa. Quanto costa? 6,90€. Oh, 6,90. 3,45€, dai, ci sta il Prodego, dai. E comunque i lavoratori stanno andando tutti a casa piano piano. Sono pochissime persone che rimangono. Lì c'è l'altra parte di sotto dove eravamo prima. Però è tutto completamente chiuso. Tutta sta roba 28,75€. Iniziamo dalla pizza, va. Possiamo dire una cosa? Abbiamo mangiato pizze peggiori. No, ma guarda, paradossalmente non è male. Passiamo direttamente all'insalatona. Mettiamo un po' la burla. Ecco, questo sa un po' di tristezza. Sei esattamente di 15 ore all'aeroporto. Proteico. Vediamo cosa ha da offrire il proteico. Allora. Ah! Una barretta macromancia dei nuovi gusti di Bulka. La cioccolato bianco e burro d'arachidi. Sai questa è la miglior barretta macromancia di Bulka? E col codice Face Food ce l'hai anche in sconto? Nel primo link in descrizione. Ed è molto più buona di questa ed è realmente proteica a differenza di questo? Per me l'hai messa dentro te. Non è vero, guarda, ce le prove, la metto qua. Comunque a parte le gag, vediamo cosa che c'è dentro. Via. C'è anche il brownie vegano proteico, quello super cioccolatoso. È tornato perché adesso, essendo inverno, arriva il freddo, questo scalda proprio l'animo, oltre che i muscoli.
Per me ci hai messo dentro anche tu questo. Ma che cacchio stai dicendo? Comunque basta, apriamo. Però ti posso dire che sembra carino. Cuccio, lo sembra carino. Lo sai, lo conosco benissimo perché al lato qui lo mangio. Ti sembra pieno? Sì, effettivamente lo è. Questo per te essere pieno. Vabbè. Quando arriveremo a New York andremo subito da Pisillo a mangiare i panini alti così di prosciutto. In realtà è cremoso, c'è un sacco di formaggio sotto. Potevamo fare di meglio, ma comunque una cena l'abbiamo portata a casa. Ma detto questo, dobbiamo trovare un bagno adesso per farci una doccetta. Qui sotto non siamo mai andati. Comunque sono quasi convinto che entro un'ora o due cominciamo a impazzire. Abbiamo trovato i bagni. Oh, guarda quante docce, guarda. Più di docce. Quante volte mi sono lavato sulla lavandina io. Oh. Il fatto che io non mi depili da tipo un po' di settimane fa sì che io sia un po' villico in questo momento. E metto l'ascella qua sotto, qua. Sì, io devo mettere l'ascella qua sotto. Ah, io mi sono asciugato, guarda. Doccia fatta. Comunque c'ho ancora fame. Cioè, come se avessi mangiato nulla. Ora è una di notte. Credo sia atterrato qualche volo, perché comunque c'è un botto di gente. È uscito fuori il nostro volo, 10:10, Italy Airways, gate E. Questo è il nostro gate, questo è il nostro volo di domani mattina. Che tra tutti gli aerei che prenderemo è l'unico che vedrete in questo video. Comunque c'è il KFC, ragazzi. Il video potrebbe chiamarsi Dormo sul bancone del KFC. Ok, entro stanotte. Voglio imparare a fare almeno 5 note di fila. 5 note di fila. Ci siamo. È quello? Sì. Ho studiato e imparato. Posso dirti una cosa? Gelatino? Prendiamo un maritozzo e un cheesecake al cioccolato. Qui siamo a 16,80€ per questi, acque e due caffè. Questo sta. Mi sono dimenticato di prendere il momento in cui abbiamo preso il caffè, ma non ci sta svegliando. Cioè, c'è un botto di gente che dorme qui. Se ci sono le chiavi lo fai. Ci sono le chiavi, lo faccio. L'hai detto, Lo faccio. Non ci sono le chiavi. Ti ha detto bene, frate. Avrebbe fatto ridere, però, vero? Ti ha detto proprio bene. Cerchiamo il gate. Ah, perché noi partiamo alla E. Sì. Chissà dov'è. Che ore sono? Le 3. Come? Cornetto! Bravo. Luca Pia ci ha promesso dei cornetti appena sfornate alle 3. Ma ha detto anche gratis, mi sembra, vero? No. Cioè, mi stai a dire che quelli sono tutti i cornetti appena sfornati? Senti che odore. Mamma mia, guarda che belli. Io prendo questo qua. Doppio. Comunque vi racconto una storia. Io per un periodo andavo al forno vicino casa alle 5:30 di mattina, che sapevo che allora che sfornavo le pizzette, i cornetti, e li prendevo tutti i giorni. Due cornetti, 1,80 e 2,40. Grazie. Tu non hai un hype stratosferico. Sembra carino però, La struttura un po' moscetta. Ah, è buono perché ho fame. Cioè, di notte è molto. Però si può sempre far di meglio. Guarda la struttura brutta. Vedi, hanno fatto due buchi e l'hanno riempito, quindi non è strabordante. Ma questa è una truffa più grande del secolo. Detto, era troppo fuori, capito? Hanno fatto troppo il pallino fuori. È una pizza che è decente. Che non dormire vanno più che bene. Comunque, a parte tutto, sono le 3:30 di notte. Cornetto no. Io ho sonno e domani non voglio essere uno zombie. Torniamo dei divanetti. No, vabbè, uno della 5 stelle, raga. Io te lo dico, tu ti metti a dormire e hai perso. Va buono così. Vi mostro il mio hotel 5 stelle per stanotte. Qui c'è il letto. 2 ore. Un'ora fa era letteralmente vuoto. Che sta succedendo? 4:51. Aeroporto di Fiumicino pieno, c'è un casino bestiale. Che bei ricordi quando eravamo solo noi a questo bar. Vi ricordate quando c'erano 3 persone qua? E stranamente anche già aperto Venky. È figo perché il mondo per altre tipo 2 ore è ancora in pausa e qua è già tutto vivo. I negozi hanno aperto, le persone sono belle sveglie, c'hanno chiuso il bagno. Andiamo all'altro. Ora, dopo la mia prima notte passata in aeroporto, perché lo ammetto, in tanti anni di viaggio non avevo mai dormito in aeroporto. Dormito per modo di dire, ma la mia oretta e mezza io
me la son fatta, anche perché è un trucchetto, dalla quale abbiamo 9 ore di volo per New York. Dormire in aereo e arrivare lì con meno jet lag possibile è essenziale, e con tutti i miei viaggi in America ormai comincio a essere abituato. È arrivato il momento di cambiare gate. Vediamo se c'è altra roba interessante, soprattutto un posto dove fare una buona colazione. Allora, ci stiamo spostando verso i nostri check-in, ma ora il mio dubbio è che noi non possiamo più tornare indietro dopo. Ormai abbiamo passato i controlli. Già che troviamo questo chiuso, è male male. Mi sembra un pochino di nuovo tutto tanto vuoto. E qui c'è parte cibo sopra. Te lo dice anche la scala. Ah, che bello leggere il nostro volo là in alto. Quindi, nella parte dell'aeroporto internazionale è tutto chiuso ancora. Sono le 5:30 e tutto chiuso. Comunque io la colazione la voglio fare o qui da Bistro by Mastercard, oppure andiamo nella lounge. Cosa vuol dire 19 minuti, 19 euro? Io probabilmente questo menù l'ho sciotto con 19 minuti. Ricordo che io le food challenge più forti che ho fatto erano quelle di velocità. Comunque costa un botto e forse andare alla lounge potrebbe essere un'idea interessante. Allora, qui abbiamo farinella, ristorante pizzeria napoletana. Lì abbiamo il ramen. Tu pensa a mangiarsi un ramen a quest'ora? Allora, abbiamo due lounge. C'è qui il Plaza Premium Lounge e la British Airways. Io mi vergogno, non sono mai entrato. Ci entriamo a telefono tratto così. Il blu è tutto preciso. Andiamo a Plaza Premium che mi sembra più carino. 53 euro due ore. Mi sembra un costo un po' esagerato. Per qua sembra una figata. Non ti dici pezzi però. Buongiorno. Quanto costa l'accesso alla lounge? Non abbiamo l'accesso. Ah, ok, non avete accesso. Sono tipo le 7:30, tra un pochetto apre un po' di roba. No, la pizza stava di là però. Sì, che questo che è però? Ah, il bistro, quello che costa. Il bistro che costa una cifra. Cioè, però che fai? Non fai bene porchetta prima mattina. Anche perché adesso mangiamo qui, mangiamo forse anche qualcos'altro e poi ci dirigiamo ai gate e ci aspettano 9 ore di volo. Questa è la fila per la pizzetta. Ma voi non ci avete la curiosità di sapere se sono buoni sti hamburger? Oppure no? Ci devo fare un hamburger. Se ce lo fanno la prima mattina? Sì. Fare già gli hamburger? Ancora no, presto, ancora presto? Sì, niente, raga, o ti fai la fila per la pizzetta o te la pinder. Vediamo qui, ci sta, oddio, attacchi. Questa parte di Italian Kitchen che fa tutta sta roba e noi adesso proviamo un po', vediamo quanto sono gustosi. Qui ci sono i panini di là, signora. Comunque vai. La tigella, per un errore, stava a 2,50 mentre l'arancino 5,90. Amici siciliani, questo 5,90. E questa comunque 4 euro voleva, no? Cioè, non so perché avevo 2,50 ma 4 euro che voleva. Inizia la lancina. Io so che moscia la frittura e già partiamo male. Serve l'acqua? Ce l'hai? Mm-hmm. Hai sì. Acqua? Ok, serve acqua. Non scende. No, non scende manco se la paghi. La tigella è difficile sbagliarla, Ma si può sempre fare. Tigellina. Se è prosciutto e mozzarella, se è prosciutto è decente, mozzarella è decente. Se è nata di gelato c'è star sale, ma quando ho mangiato io a Modena non avevo questo qua. Però non è male. Passato. Stiamo avendo una sfiga questo video. Però c'è ancora il ramen. Ed ora momento verità, proveremo Ajisen ramen, che sembra buonissimo. Allora facciamo un ramen con maiale e basta. Grazie. 18 euro il nostro amico ramen. Ti posso dire che sembra particolarmente carino? E dirò quel mais, non lo so. Non ti piace? Boh, vediamo. Ora ti faccio riflettere su una cosa. Sai quanto andremo a mangiare nei prossimi 5 giorni? Tanto. Quindi perché stiamo mangiando così tanto? Vabbè, non si mangia in aereo. Dobbiamo entrambi e mangeremo anche in aereo. C'è gli ingredienti del ramen, ma fatti con quelli italiani. Col maiale è cotto diverso. Anche le spezie usate, sembra molto più mediterraneo, quindi non so se mi piace di più in realtà. Non so se mi piace, forse è buonino, molto più mangiabile di tutto il resto. A 18 euro in confronto al resto va proprio bene. Andiamo a recuperare l'aereo dopo queste infinite delusioni culinarie in aeroporto. Direzione New York e si vola. Comunque volevo dirvi che questo qui era solamente il primo episodio di quello che vi andremo a raccontare nei prossimi giorni. Andremo a fare video con esperienze di cibo o semplicemente delle cavolate epocali che nessun altro farebbe mai, e andremo anche in uno dei posti più consigliati sul mio Instagram di sempre. Quindi voi iscrivetevi, perché se ancora non vi siete iscritti potreste perdervi il video, e accendete anche la campanella, perché vi arrivano le notifiche, che tante volte YouTube non è che le manda proprio a tutti. E se ancora non l'avete fatto, andate al link qua sotto in descrizione e andate a supportarmi per il mio nuovo progetto e il lancio del mio nuovo brand. E noi ci vediamo nel prossimo video.